Sarà per sempre impresso sulla parete del foyer del Teatro Diana di Nocera Inferiore il nome del compianto Elia Pirollo, la persona che più di tutti ha contribuito al rilancio della struttura dopo anni di chiusura. Addetto stampa del Comune e promotore di numerosi eventi culturali, teatrali e musicali in città, Elia è scomparso prematuramente il 7 maggio 2020, lasciando un vuoto incolmabile in chi lo aveva conosciuto. Istrionico, affabile, con una passione innata per il teatro, portò avanti numerosi progetti culturali nella sua città e non solo. Per riportare la magia del teatro a Nocera Inferiore, assente dopo tanti anni, creò negli anni Ottanta, insieme al professor Francoforte e al sindaco Franco D'Angelo, il Teatro Tenda, all'interno di un'enorme struttura gonfiabile. Su quel palco passarono personalità come i fratelli Giuffré, Nino Taranto, Pippo Franco, Nino D'Angelo e non solo teatro, al Tenda andò in scena anche un incontro di boxe tra Patrizio Oliva ed Alessandro Scapecchi. Teatro Tenda, mi preme ricordare, l'abbiamo acquistata io con Francoforte e la guida della macchina di Dio Fusco e così via. Andammo a comprare ad Alessandria. E quindi questo industriale ci portò in un ristorante e noi dicevamo: beh, questo adesso ci offrirà anche il pranzo. Invece lui ci accompagnò sulla porta e Mi andò lasciò via. Ci essere vedevamo alle 5 nell'ufficio, quindi non tanto. Però diciamo sì, questo Teatro Tenda risvegliò Nocera dopo il Tesamo. Sì, ci poi sono calcarono le i fratelli scene. Giuffrè. Sì, i fratelli Giuffrè. Ci sta Salvatore Caciuri, c'è la consorte, la moglie, ci sono io, mia moglie e mio figlio Alessandro. Sì, brindiamo per la bellissima rappresentazione Che che era avvenuto. stata, sì, Senti, rappresentazione il Teatro Tenda poi scomparve, sì, ho capito. scomparve, sì. C'è Tra chi le creazioni di Marco cui andava nata particolarmente fiero anche la storica kermesse Jazz in sull'idea Parco, di un rassegna nata nel sindaco appassionato di 1996 grazie ad una sua intuizione insieme ad certezze che Ondina poi Sannino, un coinvolge molte evento che ha cose, cioè lasciato il segno in praticamente città, tutti i richiamando a film Nocera iniziano con Inferiore migliaia di spettatori e personalità internazionali del panorama la palla qui musicale, si sta così ospitati nella via. splendida cornice del La Castello cosa in Finga. più. L'intitolazione del foyer del Teatro Diana alla memoria d'Elia è il giusto tributo verso colui che tanto ha fatto per mantenere viva la fiamma della cultura in città.